significa un sacco di cose molto contraddittorie, perché poche sono le parole tanto inflazionate come memoria. Memoria, secondo me, nell'uso comune che ne viene fatto, ma io direi quasi sia nei media che nelle scienze sociali, è diventata semplicemente un sinonimo di storia. E usiamo il termine memoria perché le vecchie categorie storiografiche, le vecchie modalità di storicizzazione del passato ci appaiono insoddisfacenti, ci lasciano insoddisfatti, e usando il termine memoria abbiamo l'impressione di come si dice, di iniettare, di inserire nelle nostre rappresentazioni del passato una parte di soggettività. Ci sembra, parlando di memoria, di rendere il passato più vivo o più umano, meno arido, perché la storiografia tradizionale razionalizza ma anestetizza il passato. Però ecco, bisogna, dopo aver riconosciuto che la memoria negli ultimi 30 anni ormai è entrata a far parte delle scienze sociali come una categoria del tutto legittima, e che la memoria costituisce una delle fonti attraverso le quali gli storici cercano di interpretare, di analizzare il tempo presente, perlomeno il Novecento, ecco, una volta riconosciuto questo aspetto, io penso che si debba usare la memoria in modo, si debba usare questa categoria, memoria, in modo molto, prendendo precauzioni che spesso non vengono prese, e in modo critico, vale a dire, la memoria, se usiamo questo concetto come, che so, come Halbwachs o Freud, la memoria è un processo di costruzione del passato nel presente, è il modo in cui in ogni società si costruiscono delle rappresentazioni del passato, viene pensato il passato, e la memoria è un processo, è un'immagine del passato che è in continuo, come un cantiere in continua costruzione, aggiornamento, e la memoria è anche oblio. L'oblio non è l'antitesi della memoria, l'oblio, la rimozione, è una delle facce della memoria, e non c'è memoria senza oblio, e quindi la memoria, che viene spesso messa in avanti come una virtù opposta alla colpa dell'oblio, in realtà è un processo che andrebbe decostruito in modo critico. Per esempio, la memoria della Seconda Guerra Mondiale è oggi nel mondo occidentale in larga misura diventata la memoria dell'Olocausto, e questo ha messo fine a una lunga rimozione della dimensione genocida del nazismo. Lo sterminio degli ebrei, che è stato per lungo tempo sia nella coscienza storica comune, quindi nella memoria collettiva, sia nella storiografia, una dimensione molto marginale della seconda guerra, della storia della Seconda Guerra Mondiale, ha assunto proporzioni oggi enormi, che quasi fagocitano il resto, e parallelamente la memoria antifascista è stata marginalizzata.
oggi questa centralità dell'Olocausto produce, a mio avviso, una distorsione nella rappresentazione del passato, perché tende a rappresentare la storia del Novecento come la storia di un gigantesco genocidio nel quale ci sono gli esecutori e le vittime, e in cui molti attori cruciali della storia del Novecento scompaiono, non hanno più legittimità. Persino, ecco, questo me ne rendo conto studiando la storiografia. Per esempio, lo straordinario rinnovamento della storiografia sulla guerra civile spagnola di questi ultimi due decenni. Ecco, uno dei prodotti più interessanti, più significativi, più importanti, è il libro di Paul Preston che si intitola The Spanish Holocaust. La guerra civile spagnola diventa un genocidio. E in un genocidio ci sono appunto gli esecutori e le vittime, e la dimensione di guerra civile di questa, questo conflitto che si è iscritto nella memoria collettiva come lo scontro tra democrazia e fascismo, tra comunismo e fascismo, come la prefigurazione della seconda guerra mondiale, come una battaglia, una guerra in cui si giocava il destino dell'Europa, diventa un genocidio, diventa una specie di catastrofe umanitaria, no? E questa è una spia che rivela la depoliticizzazione del passato, molto spesso aiutata o veicolata dalla categoria, un'altra categoria molto ambigua, che è quella di totalitarismo, l'incarnazione del male in cui, che raccoglie tutto il serbatoio in cui viene aspirato tutto il male del secolo, e ancora una volta mostra come, ecco, questa memoria che sembra così invadente è in molti casi un modo di definire l'oblio. Parliamo di memoria, e questo è il modo in cui ci autorizziamo a tirare il sipario su un aspetto, su una dimensione enorme del passato, del Novecento.